Oh, bella a tutti ragazzi, qui Marco Dall'Ore e oggi vi offro un altro replay di ROM 2, uno contro uno. Allora, perché sto facendo uno contro uno? Beh, non perché sono una sociale e quindi voglio fare i video da soli, però è anche un buon modo per esercitarsi senza aiuto di uno anche che sa combattere come te. Quindi, allora, io sto usando i Jedi, ovvero, se proprio vogliamo abbreviarla, i Daci. In pratica i Daci sono situati proprio nelle parti della Romania, ecco. Quindi descriviamo un esercito, ecco. Se volete chiamare i Daci, chiamate i Daci. Se volete chiamare i Jedi, fate come cavolo volete. Allora, come cavalleria ho 5 cavalieri nobili, tra cui il generale. Queste qui sono abbastanza buone comunque, cavalieri d'assalto. Hanno un buon attacco, anche se a discapito della carica. Ovviamente la carica è sempre buona, però diciamo di meno rispetto ad altre. Poi come fanteria ho d'elite 5 soldati nobili con spada. Sono diciamo come una sorta di fedele giuramento degli arverni, solamente che hanno meno attacco, forse anche meno difesa, non ricordo. Poi come fanteria media ho 5 guerrieri con spada con ascia mercenari, tra cui 3 con 2 tacche di bronzo e gli altri 2, i restanti 2 con 3 tacche di bronzo. Allora, diciamo. Ah beh, continuo, scusate. E comunità di tiro ho 5 peltasti traci. Ovviamente direste daci, traci, cioè che differenza c'è? I traci sono una popolazione confinante con la Dacia, in pratica si affaccia sul Mar Nero. Sta sopra. Vabbè, un po' avete capito la posizione geografica, ecco. Allora, io sto combattendo contro uno spartano. E lo spartano ha come cavalleria delle... come posso chiamarli? Ah sì, ha 2 cavallerie tarantine e 2 scarmagliature a cavallo, che è oppato a oro. Mentre le cavallerie tarantine, guardate, a bronzo. Mentre 2 cavallerie cittadine a oro. Le restanti sono oplidi spartani, oplidi giovani spartani, spartani reali oppati a oro e sono devastanti. E 3... Sì, 3 picchieri iberici che avrebbe dovuto avuto metterli davanti perché sono falangi, però vabbè. Io sono riuscito, non so come, ad aggirarli e acchiappargli le sue cavalerie tarantine, con la mia cavalleria ovviamente. È stata una mossa abbastanza veloce, in pratica non gli ho fatto neanche capire niente e l'ho subito cerchiate. Ovviamente per evitare che cominci a tirare i giavellotti contro il mio esercito, continuo a caricarli, anche se sapevo che non le avrei acchiappate, però già il tentativo di allontanare dal combattimento c'è questo. Mentre dall'altra parte ho messo questi due no nobili a cavallo, cavalieri nobili nascosti, giusto per far vedere magari che non c'è niente qua, la galleria la sto puntando tutta sull'ala da destra, così. E dovrebbe anche funzionare in pratica come... So, almeno spero, perché lui queste due gallerie le comincerà a curvare e a portare là, ecco. Una, però non so, ecco pure l'altra. Quindi diciamo lui pensava che non avevo niente. Magari sì, lo sapeva, però ha subito visto che qui nella lana sinistra era più richiesta forza. Allora, io non dubito e diciamo ero convinto che se avrei caricato il più velocemente possibile e avrei fatto anche il più danni possibile con i peltasti draci, avrei avuto diciamo più probabilità di sopravvivere contro gli spartani reali, anche perché vi faccio vedere le statistiche. Guardate, 63 attacco, difesa 85, morale 92. Cioè sono delle brutte bestie da buttare giù, eh. Già sono forti di loro senza upgrade, con 3 tacche d'oro, che è il massimo che si può notare nel gioco. Proprio upgrade, portami via. Mannaggia. Qui ritiro la cavalleria perché appunto ha portato la sua, anche se la mia diciamo potrebbe battere nonostante la sua fosse tutta d'oro. Però sapete com'è, per non evitare, perché già mi è successo una volta che convinto di poter vincere, invece l'ho persa contro una cavalleria meno forte della mia, però comunque abbastanza uppata. Qui con i peltasti comincio ad attaccare gli oplidi giovani spartani.
dello spartano, perché questi obliti sono, diciamo, una sorta di obliti leggeri. Non hanno armatura, tralasciando l'elmetto e lo scudo. Quindi ecco, io rispondo alla carica con i miei soldati nobili con spada. Possiamo vedere qua. Spero almeno che vi divertano questi tipo di riprese cinematografiche. Dovete premere il tasto K per riprenderle. Allora, vediamo un po'. Sto combattendo contro le sue restanti cavallerie e adesso capirete il ruolo delle mie, dei miei guerrieri con ascia, mercenari. In pratica sono... qualcuno resterà qui a supportare le mie fanterie d'elite, mentre le altre le manderò ad aggirare l'esercito. Allora, vedendo qui sembra che sto vincendo, sì, però vedete che perderò così tanti uomini a causa di questi spartani reali, che, fidatevi, sono proprio una brutta bestia da buttare giù. Così uppati è abbastanza difficile. E poi vabbè, con i tasti non posso tirare contro gli spartani, insomma, perché erano le spalle miei, quindi faccio attaccare i beltasti perici. Uppai e argento, solo adesso me ne accorgo, ragazzi. Cioè, questo aveva proprio soldi da spendere. Ok, riesco a liberarmi con la caldriga e comincio ad attaccarli i suoi beltasti per allontanarli da combattimento. Sapete com'è? Anche se magari non avrebbero fatto gran differenza, però più uomini riesco a allontanare dal combattimento e meglio è. Soprattutto se sono beltasti e possono causarmi molti danni. Torniamo nel combattimento vero e proprio. Allora, vediamo che riesco a caricare con i miei guerrieri con ascia dietro questi spartani reali. Certo, sì, i miei guerrieri con ascia non possono essere gran... È una fanteria media, ecco, quindi non vi aspettate granché, ecco. Neanche di che fosse medio alta, è media, quindi dovete usarla sapendo che sarebbe un che potreste rischiare di perderla, ecco, quindi dovrei usarla come modo per aggirare, per supportare altre unità, ecco così. Questo è il ruolo della fanteria media. Poi, infatti dicevo, la fanteria media non potete mai ingaggiare unità più forti di voi. Sarebbe un suicidio. Lo so, è ovvia come cosa, però è un suicidio. Allora, qui vediamo che riesco a battere la galleria cittadina dello Spartano. E non so perché, ma ho questa galleria nobile che non stanno attaccando. Sì, mi ricordo che l'avevo lasciati fermi, però tra un po' li avevo fatti caricare. Ok, non c'è stato bisogno. Allora, abbiamo vinto. Questa è una cosa che devo già dire da prima. I Jedi sono, vabbè, tralasciando che sono Daci, una unità e una fazione aggiunta con l'ultima patch, a seguito anche della DLC Pirates and Riders. E ovviamente anche questa DLC, se siete interessati, andate a vedere, è abbastanza buona. Aggiunge delle unità come Regno Drisio, alias Tracia, Tilis e RDA. Ok, vediamo le statistiche. Io avevo 2600 uomini, ne ho persi 586 e non ci sono 1782. E lo Spartano ne aveva 2560, ne ha persi 1816 e io ne ho ucciso 580. Volete vedere eserciti? Guardate, guardate a destra quello dello Spartano quanti upgrade avevano le sue unità. Certo, secondo me doveva mettere più unità che upgrade, però vabbè, è stato un suo errore. Sì, ha giocato la vittoria, però vabbè. E questo sarà nel prossimo video che caricherò, farò la rivincita contro di lui. Ovviamente lui l'ha richiesta e ho detto vabbè dai, offriamogli. E niente ragazzi, ci vediamo alla rivincita dello Spartano. Anzi, prima Spartano e poi che fazione? Ah?